esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamola anche noi la storia, facciamola in prima persona, possiamo veramente cambiare tanto. E ci siamo, aspettavo che il mio PC aprisse il microfono. Bentornati, buona domenica per chi ci segue live, puntata intercontinentale, e dopo vi spiegheremo anche il perché. Ben arrivati, ben arrivate, fedelissimi veterani abbonati, nuovi amici, persone che ci guarderanno in futuro. Questo è Facciamo Finta Che, ma con le vesti del Sentiero di Atlantide, insieme al nostro Nicola Bizzi, al quale diamo subito il bentornato a casa. Come stai, Nicola? Tutto bene Gianluca, un caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori, sempre più numerosi. Io mi auguro sinceramente che quella di stasera sia una puntata storica del Sentiero di Atlantide, che possa diventare veramente una puntata da manuale, perché stasera abbiamo un ospite importante. Abbiamo l'amico Roberto Venturino, che è in collegamento con noi da oltre l'oceano. Poi ci racconterà lui dove. Ma perché Roberto Venturino? Roberto Venturino è qui con noi stasera. Lui è un ricercatore, un grande studioso, è un architetto. E si occupa anche di misteri, si occupa anche di enigmi della storia. Ha un suo canale YouTube e ultimamente si è occupato in maniera molto diretta e approfondita della questione delle mummie. Di quelle mummie aliene che sono state esibite in una conferenza stampa recentemente, ormai si parla di 2 settimane fa, al Parlamento Nazionale del Messico. Mummie che, come per chi ha seguito la vicenda, mummie che sono state trovate già oltre 10 anni fa, non in Messico ma in Perù, nella piana di Nazca. Una piana che è molto famosa per i suoi geoglifi, per tutte quelle grandi rappresentazioni che sono visibili solo dall'alto, che sono veramente uno schema straordinario di simbologia e di geografia sacra a tutti gli effetti. Ma perché è importante parlare di questo argomento? Perché mezzo mondo ne parla, mezzo mondo ne sta parlando seriamente, perché, come avremo modo di ripetere e di confermare stasera, e sono state fatte ormai su queste mummie analisi scientifiche, dati, e analisi che ormai si susseguono da anni, che ne hanno comprovato non solo la piena autenticità, ma che hanno anche comprovato che non sono degli artefatti, che non sono assolutamente degli assemblamenti, come tanti ce ne sono stati in passato, e ci sono state a volte tante creazioni fatte per attirare il pubblico, ma non si tratta di questo caso, perché non c'è stata alcuna alterazione dei tessuti, e le radiografie parlano chiaro, e insomma vedremo stasera che si tratta di esseri autentici, esseri che sono vissuti più di 1000 anni fa, in una particolare regione del Sud America, che è la piana di Nazca. E a questo punto non si tratta più di chiedersi ma sono alieni, non sono alieni, non sono umane. Partiamo dal presupposto che, perché i dati lo confermano, che non sono umani. Quindi la prima domanda che dovrebbero chiedersi tutti, a cominciare dai famosi fact checkers che tentano sempre, no, di mettere in dubbio i dati oggettivi, non si tratta più di chiederci se sono alieni o no, perché quello ormai è documentato. Si tratta di chiederci che cosa ci facevano queste creature nella piana di Nazca oltre 1000 anni fa. Ma prima di entrare nell'argomento, volevo far mostrare dalla regia una breve carrellata di immagini, questo per farvi capire che non si tratta di una novità. Io ho preparato poche immagini, ma avrei potuto prepararne centinaia. Questo per esempio è un corpo di un essere che sinceramente ha poco di umano. Non mi dite che si tratta di una deformazione cranica, come avveniva in alcune elite del passato, qui si va ben oltre la deformazione, questo non è umano.
E anche questo è stato trovato in Messico pochi anni fa. Magari torneremo a parlarne, però ci sono centinaia, e vi dico sinceramente centinaia, di scheletri e soprattutto crani di creature che sono vissute qui, che evidentemente sono morte su questo nostro mondo, ma che molto probabilmente non erano originarie di questo nostro mondo. E se facciamo vedere altre immagini, vi posso narrare brevemente anche alcuni antefatti. Questo, per esempio, è un cranio veramente sorprendente. Questo è stato trovato in Russia una quindicina di anni fa. È stato trovato in Russia, ma non in una tomba, non in uno scavo archeologico, è stato trovato in Russia in una cassetta metallica che è stata rinvenuta in una galleria. Una cassetta metallica che risale alla Seconda Guerra Mondiale, al tempo dell'occupazione tedesca di parte del territorio russo, e non era una cassetta qualsiasi, era una cassetta con sopra il marchio di una certa organizzazione, la Hachnenerb. L'Hachnenerb, per chi non lo sa, insomma, era una, rientrava nel contesto delle SS, ma era un'organizzazione specializzata in ricerche archeologiche e ricerche di oggetti anomali. Questi crani, perché sono due, sono stati effettivamente rinvenuti in questa cassetta, in una zona della Russia. Potete trovare in rete molto materiale. Attualmente sono sotto custodia del Ministero della Cultura russo. E esistono a proposito tanti dati, tante ricerche, tanti esami che sono stati condotti, e non si tratta di crani che sono compatibili sia con l'anatomia umana che con la genetica umana. E questo è un altro dei tanti esempi, ma se facciamo vedere brevemente anche le immagini successive, ecco, questo è un cranio veramente inquietante. A destra vedete come effettivamente si presenta ed è stato trovato. Questo cranio è stato rinvenuto, mi sembra nel 1999, in Bulgaria, sui Monti Rodope. Non si hanno notizie se sia stato rinvenuto anche lo scheletro, perché il cranio è stato trovato, poi è stato portato alle autorità e non so se abbiano approfondito le ricerche in sito, però questo cranio ha fatto molto parlare di sé in Bulgaria, in tutta l'Europa dell'Est a quel tempo, perché anche in questo caso non è riconducibile a nessuna specie conosciuta, né umana né animale. Hanno tentato di farne una ricostruzione antropologico-forense, che era quella dell'immagine precedente, che è veramente inquietante perché ci riporta a certe fisionomie aliene che siamo abituati magari a vedere da telefilm tipo Star Trek, che poi magari lo sappiamo, Star Trek ha anticipato veramente i tempi, spesso ha detto anche cose tutt'altro che cinematografiche. Questo è un dettaglio sempre del Rodope School, come è stato chiamato a livello internazionale. E poi c'è il caso più eclatante di tutti. Ora, questo è il famoso Star Child. Oggi parleremo delle mummie che sono state esposte alla Città del Messico, mummie che sono state trovate in Perù, ma anche questo teschio è collegato con il Messico. In questo caso, secondo quanto è emerso da rigorose analisi di laboratorio fatte effettuare da Lloyd Pye, questo ricercatore americano che poi ha scritto diversi libri a riguardo, ha fatto parlare di questo teschio a livello internazionale, e si tratterebbe di un ibrido. E in questo caso si tratterebbe del cranio di un bambino vissuto circa 900 anni fa. E anche qui è molto interessante, perché è una data che approssimativamente si avvicina anche a quella delle mummie peruviane. La storia risale agli anni 30. Attorno al 1930, una ragazzina messicana stava giocando
in un cunicolo che faceva parte di un complesso minerario in disuso, una galleria mineraria abbandonata. E si imbatté in questo corpo, in questo scheletro, che giaceva, questo scheletro di un bambino, che giaceva al fianco di uno scheletro di una donna adulta, umana. Questo cranio che la bambina raccolse e portò a casa ha avuto poi tante vicissitudini ed è stato poi esaminato, a partire soprattutto dal 1999. Nel 1999 iniziò a interessarsi il ricercatore americano Lloyd Pye, e dalla conformazione particolare non ha niente di umano. Hanno tentato fact-checkers, addirittura lo sceno sito Wikipedia, di arrampicarsi sugli specchi e di dire che è un bambino macrocefalo con delle malformazioni, ma no. Qui ci sono delle caratteristiche che non hanno niente di umano, non si tratta di malformazioni, e la cosa ancora più inquietante, verificata dai test di laboratorio, è che il DNA non è del tutto umano. È parzialmente umano. Quindi si tratterebbe in questo caso di un probabile ibrido, di un probabile caso di ibridazione fra una donna terrestre, probabilmente la madre, quella che era stata trovata nella galleria mineraria al fianco del bambino, e una creatura non proveniente da questo mondo. Ho voluto fare questa breve carrellata, e magari dedicheremo una puntata proprio per parlare dello Star Child, perché lo Star Child, al di là di ogni ragionevole dubbio, già 15 anni fa avrebbe dovuto provare al mondo, quantomeno, se non la piena presenza aliena e la piena realtà aliena, la piena realtà dell'ibridazione umano-aliena. E chiaramente se c'è un'ibridazione, l'ibridazione non si fa solo con l'essere umano, si fa con una controparte. Un po' come Tangentopoli, no? Si parla di corruzione, si parla di concussione, ma se non c'è la concussione non c'è la corruzione e viceversa. Le parti sono sempre due, no? E in questo caso si tratta di ibridazione umano-aliena. Quindi un'ibridazione di una donna terrestre con qualche cosa che plausibilmente, verosimilmente non proviene dal nostro mondo. Quindi io invito tutti i nostri ascoltatori ad avere la mente aperta, perché certe persone ancora oggi, nel 2023, affrontano la questione aliena con sorrisetti di circostanza, con ironia. Ma vogliamo scherzare? Qui non c'è niente da scherzare. La questione è seria, è maledettamente seria. Io vi posso assicurare, perché me ne occupo da anni, in tutto il mondo sono stati rinvenuti centinaia di crani o scheletri riconducibili a creature non umane, parzialmente umane, ibridate con esseri umani o assolutamente non umane, quindi verosimilmente provenienti dal di fuori. O si tratta di creature sconosciute. Addirittura è stato trovato un cranio cornuto. C'è un cranio perfettamente umano con delle corna reali, vere. E ne parleremo, faremo una puntata dedicata, e questo ci riporta veramente a figure come Pan, che la mitologia ben ci descrive. E chi ci assicura che non siano realmente esistite e che ci abbiano lasciato le loro ossa in varie sepolture che poi sono state puntualmente occultate? Perché lo sappiamo, nel mondo in cui viviamo c'è un interesse a nascondere certi ritrovamenti. Infatti il 99,9% dei crani verosimilmente alieni giace in strutture segrete, in cassette di sicurezza, in laboratori di o della Smithsonian Institution americana o di vari apparati di sicurezza.
neanche nei musei, perché li hanno requisiti anche dai musei. Ma io sono particolarmente onorato di avere stasera Roberto Venturino, perché Roberto si è occupato della questione recente di straordinaria attualità delle mummie aliene. Tra l'altro ha realizzato un ottimo video che io ho ridiffuso, ho rilanciato anche dal mio profilo Twitter e da Facebook. Ma passerei direttamente la parola a Roberto, sia per un'autopresentazione che poi per entrare nel vivo della questione. Grazie Nicola. Mi voglio presentare Roberto, perché fra l'altro mi fa anche piacere che poi quando con Nicola siamo entrati nell'argomento di questa sera, mi sono ricordato che Roberto è fra coloro che aveva accolto il mio appello che era: quando venite a Torino voi provate a scrivermi che magari ci prendiamo un caffè insieme. E lui così ha fatto, e in tempi non sospetti ci siamo presi un caffè, ho avuto modo di conoscerlo dal vivo, mi è venuto a trovare in studio, e di lì poi sono passate le settimane e è arrivato anche il momento per questo approfondimento. Che prima di darti la parola Roberto, intanto voglio ringraziare Nicola, perché è veramente di livello questa apertura, ma l'ho sentito carico già nei giorni scorsi, sono sicuro che questa puntata farà molto parlare, e allora ci voglio mettere un po' il carico anch'io, prima di dare la parola a Roberto, che è in video collegamento con noi dall'altra parte dell'oceano, e già solo per questo lo ringraziamo. Ma io metto il carico su questo tema, nel senso, quando si parla di alieni, spesso c'è un po' la, come diceva Nicola, la ridicolizzazione, ma si dimentica etimologicamente in italiano alieno che cosa vuol dire. Un elemento alieno è semplicemente un elemento estraneo ad un sistema e può valere per tante sfaccettature diverse. Per esempio, se andate in terre particolarmente isolate, vi diffidano da portare specie animali o vegetali aliene. Non vuol dire che uno si porta il marziano, la Man in Black nello zaino, vuol dire estraneo al loro sistema. E questo dà un'apertura e un'importanza, vuol dire, ma perché dovrebbero cervellarsi per nasconderci la storia? E lì secondo me c'è una grossa pistola fumante, perché come dice la frase che abbiamo scelto da presentarci, chi controlla la storia controlla il presente. Ecco, in questo caso, anche riguardante i vari reset che ci sono stati, le varie forme di umanità, spesso ho parlato di tentativi di razza umana, in cui questo è il quinto. Qualcuno ha resettato i precedenti, ma qualcuno si è salvato. Quindi i giganti, i crani dolicocefali, gli stessi crani che Nicola diceva con le corna, potrebbero appartenere a un'era in cui sulla Terra regnava una primavera perenne, non c'erano le stagioni, c'era un unico enorme continente, il continente era Pangea, ci sono un sacco di riferimenti, e vari tipi di umanità, e poi qualcuno, quando accade qualcosa, qualcuno scappa in alto, qualcuno si rifugia in basso, qualcuno magari oltre. Quindi, insomma, nasconde veramente molto della nostra storia, e il raccontarlo in realtà è pericoloso per chi controlla, perché piaccia o non piaccia, non siamo tutti uguali e c'è qualcuno che il potere lo detiene per linee di sangue da sempre e ha tutto l'interesse affinché non si sappia o che sia i complottisti. Ma vi sembra plausibile un mondo? Io riderei del fatto che il sistema vi vuole tenere in schiavitù totale, rubando ogni tempo libero, facendovi crescere, nascere e vivere nel debito, nel bisogno di andare a lavorare sprecando tre quarti della vostra vita, affinché voi non vi facciate mai una domanda: chi siamo stati, da dove veniamo e che cosa siamo venuti a fare qui. La risorsa più preziosa è il tempo, e se noi fossimo liberi anche dai bisogni che non abbiamo, quindi un ritorno alle origini, per chi detiene il potere è deleterio, perché le uniche
catene che probabilmente non spezzerai mai sono quelle che non vedi, altrimenti uno schiavo in catene, prima o poi una ribellione, la prova, la tenta. Sapere di essere schiavi è il primo passo verso la libertà. Con questa premessa, ben arrivato sul nostro canale, a Roberto Venturino, sono curioso di ascoltare quello che ci racconterai. Ciao, grazie, grazie Gianluca dell'invito e grazie Nicola. E un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. Devo dire che la premessa di Nicola, come al solito, è molto interessante, perché io, soprattutto per me, erano cose nuove, perché faccio una premessa che approfondirò dopo. Non sono ufologo, sono architetto, come sono stato presentato, e quindi sono state cose interessanti queste. E invece, appunto, per ciò che riguarda la questione di queste, diciamo, cosiddette mummie di Nazca, che si chiamano così perché appunto sono state preservate con un processo di mummificazione, di dissecazione, quindi una mummificazione avuta per essiccando il corpo con un metodo che poi vedremo, appunto sono state ritrovate nel deserto fra Nazca e Palpa, no? Nel Perù, dove, come diceva Nicola, ci sono molti misteri storici. Ma insomma si è detto molto, come ha già detto Nicola, insomma le prove scientifiche che sono state posate a oggi sono tutte concordanti nel dimostrare l'autenticità di questi, chiamiamoli a questo punto esseri tridattili perché hanno tre dita, quindi esseri tridattili che poi una volta mummificati sono diventati mummie. Questo è quello che sta dicendo la scienza, diciamo chi se ne è occupato. E io vorrei puntualizzare su tre fatti più che altro, non su opinioni, chiarire alcuni punti, perché c'è stata una fortissima campagna di disinformazione, quindi è stata creata volutamente ad arte un po' di dubbi, un po' di disinformazione a riguardo. La prima cosa che mi sembra importante è chiarire chi sono le persone osteggiate da questa vicenda, da che parte stanno eventuali falsità, da che parte sta, diciamo, l'Accademia, quella ufficialista, ecco il nome forse più adatto che mi viene in mente, insomma, da che parte sta lo status quo. Qui sappiamo dai dati, dalle notizie che ci sono a disposizione per chi indaga, sono tutte concordanti su un punto, su una cosa, che chi ha analizzato le mummie, tutti quanti quelli che hanno analizzato le mummie, sono arrivati alle stesse conclusioni, che sono quelle che abbiamo detto. Comunque, per riassumere, che queste mummie sono esseri biologici mummificati, sono integri, quindi non sono state toccate, camuffate, modificate, non si è entrato, anche perché semplicemente la pelle è integra, perfetta, e sono antichissimi. Poi gli esami che sono stati fatti sono DNA, carbonio 14, tomografie, dai tempi, perché ricordiamo che sono trovate almeno a partire dal 2015-2016, da quello che sia notizia, e le analisi sono iniziate appena le persone hanno avuto un minimo di fondi per poter iniziare, perché ricordiamo che sono state dovute. Sono state iniziate da enti privati, perché da ricercatori indipendenti, perché nessun altro se ne occupava, da quello che sappiamo. E quindi tutte queste persone che hanno analizzato, cioè tutti quanti hanno analizzato le mummie, sono stati insultati, minacciati, intimiditi, derisi da chi, insomma, sembra di capire dall'Accademia, insomma, da una campagna di disinformazione in grosso stile, fatta in grossissimo stile, nata ovviamente sul posto in America Latina, che poi ha avuto la ribalta di tutto il mondo, insomma, da chi più o meno consapevolmente ha fatto d'altoparlante questa campagna di disinformazione. Secondo, il più classico schema usato, che sappiamo in questi ultimi anni, no? Lo conosciamo bene. E nello specifico, ad esempio, per fare un esempio, c'è stato un manipolo di professori che ha preso anni fa in custodia queste mummie, dopo che sono state inizialmente studiate da una ONG, che ne è venuta in possesso, a cui sono state consegnate, che si chiama Istituto Incari, il cui presidente è l'archeologo francese Thierry Jamin, e poi sono state appunto date in consegna a un gruppo di professori dell'Università di Ica.
che hanno avuto dall'inizio l'intenzione di continuare gli studi, riuscire a capire se queste mummie fossero vere o false o se fossero oggetti di artigianato, perché ricordiamo che ci sono oggetti artigianato di arte, diciamo, a forma umanoide dall'antichità, in varie parti del Sud America, in Asia, in varie parti del mondo, quindi capire cosa fossero, però con l'ipotesi che fossero originali, perché tutti gli esami scientifici gli stavano dicendo quello. Ebbene, abbiamo notizia, sia notizia dalla stampa peruviana, ma anche dalle stesse persone coinvolte, che hanno subito ogni genere di vessazione dall'interno della stessa università, quindi questo è un piccolo gruppo, e da ministero e quant'altro, hanno subito, insomma, il classico schema di censura al quale siamo abituati, insomma. Questo a livello internazionale degli ultimi 6 anni, poi ultimamente c'è stata chiaramente una ribalta mediatica, quindi sembra che le cose non siano più monodirezionali, stiano cambiando, però per i primi 6 anni di storia è successo questo, di storia di questa vicenda. Ricordiamo un'altra cosa, che chi, da quello che sia notizia, tutti quanti quelli dicono che queste mummie, questi esseri tridatili siano falsi, non hanno eseguito analisi, non le hanno viste, non le hanno toccate, e molto spesso non hanno neanche guardato gli esami fatti. Comunque c'è tutti questi dettagli, come ringrazio che già sto detto, ho cercato di condensarli in un video di 45 minuti, perché riassume 7 anni di lavoro di questi professionisti, e quindi ci si può riferire per curioso di maggiori dettagli. E c'è anche, è uscita sul mio canale anche un'intervista al biologo José de la Cruz Rios López, che si è occupato del caso quasi dall'inizio. Per ora in spagnolo, sarà doppiata in italiano a giorni, però io anche in spagnolo consiglio che si possa dare un'occhiata per poter vedere negli occhi cosa possono dire gli occhi di questa persona. A sensazione, a pelle, ognuno dirà cose diverse. A me ha rinconciliato, dopo tutti questi anni, con vedere quella che a me mi ha dato vedere curiosità, purezza della ricerca, però ognuno avrà le sue sensazioni. Il secondo punto, vorrei porre l'attenzione, è che io stavo dicendo, sono architetto, diciamo, ho studiato storia dell'arte, storia dell'architettura, storia della tecnologia dell'architettura all'università, quindi diciamo che posso avere anche prerequisiti per poter, se un giorno, accedere all'insegnamento, se ne avessi voglia, della storia dell'arte. Comunque, come studioso di storia dell'arte da almeno 30 anni, dico un dato di fatto ovvio, che esistono i falsi nella storia dell'arte, sono sempre esistiti, e più ci sono esistiti in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, in Svizzera e in Sud America, quindi più ci sono opere d'arte di valore, più ci sono falsi dai tempi dell'antichità e falsi moderni, quindi di colpo un falso può diventare un Caravaggio, sto facendo un esempio adesso, o viceversa, un Caravaggio può diventare un falso, un'opera d'arte di un grandissimo architetto di fama viene declassata a lavoro di apprendista, magari l'apprendista, lasciamo perdere, magari diventa più famoso, però, o viceversa, quindi questo dipende dai critici, no? E questo non è una voce di corridoio, una chiacchiera, cioè questi sono i dati di fatto, perché sono cose che succedono nella storia dell'arte, e quindi ovviamente anche in tutti i casi come in questo ci saranno dei falsi, come ci sono in Sud America e in altri tempi erano molto comuni anche in Europa. E il terzo dato di fatto è che in questa vicenda ci sono 3 interessantissimi dettagli tecnologici, perché, allora, in primis, questo tipo di mummificazione, che alcuni hanno voluto fare meme, facevano bene simpatici, no? Che sulle torte, però in realtà questa polvere bianca è una polvere diatomea che nasconde la pelle di questi esseri, che è una pelle di rettile, perché sono stati fatti esami istologici che danno tutta evidenza di questo, e quindi non è bianca la pelle di questi esseri, semplicemente è stato fatto un processo di mummificazione, e con gli studi successivi si è scoperto che, oltre alla polvere di diatomea naturale, è stato usato del cadmio, e che ha insomma, è pericoloso anche da usare, ha un processo di manipolazione che è complicato, e quindi
è già un dato di per sé tecnologico questo tipo di modificazione, che è diversissima da tutto quanto trovato nella storia dell'umanità oggi, perché ha preservato tutti gli organi interni e ha preservato la pelle intatta, quindi non è stata tagliata per estrarre gli organi, ma è intatta, questo è quello che dicono gli specialisti, tutti gli specialisti che sono occupati del caso, e ci sono tutti gli organi interni, comprese delle uova. Molti molto spesso hanno le uova perché, essendo per tutte queste caratteristiche, vengono chiamati rettili umanoidi, rettiloidi, insomma, perché avrebbero caratteristiche comuni ai rettili terrestri. In più, un secondo dato è che ci sono degli inserti metallici in molte di queste mummie, inserti che non si sa a cosa servano, si immagina che abbiano delle funzioni o per sostenere parti scheletriche danneggiate dall'anzianità stessa di questi esseri, o per altri fini. Sicuramente non hanno solo fine, diciamo, di artistico, di gioielli, perché appunto vi è anche la presenza di osmio, che è un metallo rarissimo, pregiatissimo, costosissimo e di difficilissima lavorazione, peraltro scoperto, credo, da poche centinaia di anni, non lo sapevamo neanche che esistesse, e che è usato attualmente per la tecnologia satellitare. Quindi ci si domanda, migliaia di anni fa, chi lo potesse manipolare, perché ricordiamo che il carbonio 14 data questi esseri, poi mummificati, a migliaia di anni fa. Insomma, siamo fra il 2-300 d.C., e 1500 anni fa, per ora, quelli che sono stati datati, hanno datazioni differenti. E poi vi è un terzo dettaglio tecnologico, perché vi è un'ipotesi di ibridizzazione. Di tutti questi dettagli ne parla chiaramente benissimo il biologo nell'intervista, perché non sono scientifico, scienziato, ma un processo di ibridizzazione, soprattutto di una di queste mummie, perché nell'esame del DNA è stata trovata la presenza di, se non erro, scimpanzé, e spiega che questa ibridazione a livello naturale è stata provata, tentata per più volte, ma non si è mai riuscita a fare. Dopodiché diceva che sono state fermate questo tipo di ricerche per la bioetica, insomma. Quindi anche lì si domandava chi potesse aver fatto questo migliaia di anni fa. Detti questi tre dati, io la premessa che volevo fare è quella che, appunto, non sono uno scienziato, sono un semplicissimo architetto con le passioni e le specializzazioni di cui vi ho parlato, sono un ricercatore, diciamo, indipendente di archeologia nel mio piccolo e di culture ancestrali, diciamo. Quindi, non essendo scienziato, io mi riferisco, ascolto percepisco e trasferisco quello che ho capito che dicono i veri ricercatori. Quando dico veri ricercatori, dico chi ha fatto le analisi. Perché se uno sta seduto in poltrone e dà una sua idea, una sua opinione, io non lo prendo in considerazione. Cioè, non lo prendo in considerazione. Questo è quanto. E tutti quelli che hanno fatto le ricerche convergono verso la stessa idea. Poi, fino a prova contraria, ma al momento è questo. Ci sono delle news che sembrano che sarà sempre più verso questa direzione, e vedremo. Poi dico che non serve essere degli scienziati per capire se vengono dette delle menzogne provate e conclamate, tipo tante, insomma, le vengono spiegate in quell'intervista, però non so, c'è chi ha detto che la pelle fosse fatta di carta e colla, e ci hanno spiegato questi ricercatori che in realtà sono esami fatti su oggetti di artigianato. Oltretutto, oggetti di artigianato che, sui quali prima di fare l'analisi era stato dichiarato che erano contaminati, perché gli si era rotto una parte ed era stata incollata al proprietario, e dopo l'analisi hanno rivelato la colla. Quindi, però, è tutta così. Gli esempi sarebbero mille, ma non è, secondo me, neanche il caso di dar più ormai spazio a questi discorsi da bar, perché non saprei come definirli. Stante le notizie che arrivano da chi si è occupato scientificamente delle vicende, però questo ora sappiamo. Quindi, permettevo, io non sono un ufologo, sono appunto appassionato come architetto di archeologia e culture ancestrali, e va bene, io penso che l'archeologia, la vera archeologia, debba poi essere aperta a tante altre discipline, come in questo caso
a, appunto a queste ricerche scientifiche, agli studi storici dell'arte del, del luogo e quant'altro, quindi voglio dire anche a, all'ufologia, no? Però dovrebbe, il problema è che l'archeologia in Italia, come in tanti altri paesi del mondo, va avanti rifiutando la complementarietà con altre discipline, o comunque guardando con sospetto la complementarietà. E c'è una cultura dominante, che purtroppo è presente ormai in tutto il mondo, che impone un sapere settoriale. Questo nella medicina, questo nell'archeologia, nella storia. Cioè, lo storico del Medioevo non si può occupare dell'antica Roma. Cioè, chi non è egittologo non si può occupare di antico Egitto. Se uno è etruscologo e parla di Egitto, viene tacciato di dire sciocchezze perché non è competente. Cioè, si arriva a questo delirio. Il medico che cura il ginocchio, se ti fai male a una caviglia, ti dice no, non ti posso curare perché ti sei fatto male a una caviglia e non al ginocchio. Cioè, siamo veramente a delle follie. Il vero sapere dovrebbe essere un po' più ampio. Come sarebbe dovuto essere quel grande sapere che stava lanciando il Rinascimento e che poi si è arenato con la Controriforma? Un sapere veramente multidisciplinare e soprattutto l'apertura mentale verso altre discipline che sono necessarie per comprendere anche la propria. Qui non si va da nessuna parte con questi paraocchi che il sistema ci impone. Ora, scusa l'interruzione, ma volevo precisare questa cosa. No, certo, certo. Cioè, è come che io dicessi, io sono architetto, storico dell'architettura, tecnologia, quindi sono il massimo esperto che può parlare, facendo un esempio, sono il massimo esperto perché può parlare di piramidi, di mura ciclopiche, no, cioè ci saranno anche gli archeologi che ne ha scavate, ci sarà l'ingegnere, che, cioè sarà ci vorrà un'equipe multidisciplinare. E quindi sì, certamente. E quindi, no, quello che grazie Nicola, per questo che hai puntualizzato, io quello che volevo dire è che poi se guardiamo l'archeologia, no, che è appunto una delle cose che uno dei punti di vista principali, sappiamo come da sempre ci sono i registri storici del contatto avvenuto con queste culture tridattili, con queste culture, sì, tridattili e con altri tipi di culture. Siamo appunto in un'area, quella fra Palpa e Nazca, ma poi in realtà un'area che è molto più ampia, perché arriva quantomeno al deserto di Atacama, siamo già in Cile, dove ci sono dei geoglifici, credo, probabilmente uno dei più grandi scoperti a oggi, e dove appunto abbiamo quantomeno le linee di Nazca, che io ho avuto la fortuna di vedere, cioè sono chiaramente un mistero della storia dell'umanità. Poi è ovvio che la storiografia ufficiale, ma forse anche il suo compito, cerca di dare una risposta, ci mancherebbe altro, però sono risposte che non stanno in piedi, per quanto mi consta. Ci sono le pietre di Ica, che è ovvio che in tutta la storia dell'arte ci sono dei falsi, ci saranno probabilmente anche lì, ma sono originali le pietre di Ica e raccontano una storia che è diversa da quella ufficiale. Ci sono i teschi di Paracas, simili a quelli allungati, che poi allungati non sono, sono lunghi perché nascono già, non sono manipolati, modificati. Ci sono dei rituali nella storia delle culture ancestrali di manipolazione, ma poi quando si cambia la forma, la capacità cranica rimane quella. Questi teschi sono più grandi, no? Come sappiamo. E quindi ci sono petroglifi, geoglifi, ci sono opere di lavorate ossee, linee metalliche, lapide e tessili, e opere tessili, perché qua in Centro America, forse questo è un dato che un po' sfugge in Europa, almeno a me finché non ho cominciato a vivere qua, un po' mi sfuggiva, in tutto ciò che sono la cultura americana, viene tramandata su opera tessile la storia sacra del popolo. Io ad esempio qua ho degli oggetti, questo si chiama mola, non so se si vede, questa è una mola di Panama. No, ne ho alcune, queste sono opere attuali, recenti, che si fanno artigiani. Loro tramandano, fortunatamente Panama ha ancora indigeni, ha ancora popolazioni, insomma, il contrasto è forte, ma ha ancora popolazioni che indigene, che vivono più o meno in modi ancestrali, e è sopravvissuta questa tradizione. Ma faccio l'esempio di Panama perché io sono in possesso di questa mola, che
artigianato locale, lo vendono nelle bancarelle, ma loro stanno tramandando un'antica cultura ancestrale. Tra l'altro, questa c'è la simbologia, geometria sacra in questa che ho mostrato, ma non è questo il discorso. In tutte le Americhe sono tramandate le culture ancestrali a oggi, la loro storia sacra. È molto interessante come, non so se forse io ho lasciato un'immagine dove ci sono dei appunto petroglifi che mostrano essere tridattili, no? Ed è chiaramente poi risibile il fatto che c'è chi dice: ah, ma ne disegnavano questo qua. Adesso siamo nelle Americhe, non so se qua, non ricordo se qui siamo in Nord America, però questi esseri tridattili sono presenti negli geoglifi, petroglifi, in tutto il centro, Sud America, Nord America, in Europa, in tutto il pianeta. In questo caso no, nell'altra immagine, in questa immagine addirittura un piede dimostra un dettaglio anatomico di queste mummie, perché hanno un dito, si vede poi nell'altro video per chi ha voglia di vederlo, hanno un dito piegato perché appoggiavano il piede in modo diverso dal nostro, e qua una delle tre dita, l'ultima che si vede, mostra questo dettaglio, si mostra il dettaglio del dito piegato, che è un dettaglio anatomico rappresentato in questo caso. Quindi, dicevo, è risibile che poi vengano a dire: ah, ma disegnavano tre dita perché non erano capaci a farne cinque. Basta entrare in qualunque museo per vedere che questo è un discorso da bar o forse da ubriachi, perché cioè dover dire che non erano in grado di avere artisti quando ci sono in Liguria, in Francia, in Spagna, delle pitture rupestri che sono considerate Cappelle Sistine dell'antichità. Cioè stiamo parlando che di artisti che avevano una coscienza d'artista probabilmente superiore a quella degli artisti attuali, comunque a quella di livelli maggiori della storia dell'arte, per cui è insomma risibile. E tra l'altro molto spesso in questi petroglifi, laddove è rappresentato con cinque dita, è rappresentato con una testa da umano, laddove è rappresentato con tre, ha una testa macrocefala. Questo è curioso, no? Quantomeno. E quindi qua stiamo parlando di una testimonianza storica, di un registro storico di cui l'archeologia ha sempre avuto sotto gli occhi. Cioè l'archeologia queste prove le ha sempre avute. La novità è che oggi sono stati fatti dei ritrovamenti dell'essere in sé, che a quanto dice una disciplina complementare all'archeologia in questo senso, per quel che mi consta, della quale io non sono esperto, chi ha fatto le analisi sta dicendo che questi sono esseri biologici con tutte le caratteristiche di origine, che loro si prendono la responsabilità di dire fino a prova contraria. Ripeto, ci sono novità che vanno sempre più verso questa direzione e non a oggi non sono state date neanche una prova contraria. E quindi stiamo parlando che c'è, come anche diceva Nicola prima, abbiamo registro, ci dovrebbero essere registri di presenza di giganti, di teschi allungati, di esseri tridattili. E tra l'altro, sono raccolte leggende, tradizioni della zona. Io ho raccolto direttamente leggende e tradizioni nel Centro America di storie molto simili a quelle del Nord Europa, della Bretagna, dei folletti, che peraltro a me in Lombardia aveva raccontato direttamente anche mia mamma, quindi fino all'Ottocento arrivavano e sono arrivate fino a me. Poi in Europa ora si preservano di più in Bretagna, ma io in Centro America ho avuto modo di parlare presenze di folletti, di fate e anche di esseri, insomma, di altro genere, ma adesso non è il caso di parlarne. Però scendendo nello specifico in quest'area, nella zona di Nazca Palpa, raccontano di testimonianze che io lì non ho avuto modo di avere direttamente, ma mi hanno raccontato le testimonianze, ad esempio, di esseri del deserto, o ci sono storie che sono arrivate di simili a quelle dei folletti, insomma, di esseri di piccole dimensioni che viverebbero nella terra, sottoterra, che apparirebbero e farebbero regali, insomma, storie di vario tipo. Ricordiamo che le leggende antiche, senza scendere nel dettaglio, perché non è questa forse la puntata per il tempo, ma leggende inca di Manco Capac che appare in una grotta. Quindi tutto questo, e quindi farei anche una riflessione, come già giustamente diceva Gianluca, su cosa vuol dire essere alieno, no? Quindi estraneo al nostro contesto, estraneo dal nostro mondo. Quindi diciamo, ci sono sul posto, sul luogo, almeno due teorie. Io capisco che gli ufologi sono appassionati dal fatto che possa venire dalle stelle, io non ho una risposta, sinceramente per me è lo stesso, so che registro il fatto che
siamo nel dubbio, sarebbe un po'... Per ora la scienza credo che sia in difficoltà a dire da dove arrivano, ci stanno da fare studi, credo. Ecco, sì, volevo sottolineare un aspetto. Si tratta semplicemente di non umani, poi il discorso della provenienza è uno step successivo, ma una volta che è stato dimostrato che non si tratta di creature umane e che non si tratta di specie animali comunemente note, c'è da salire lo step successivo e da farsi domande. Io solitamente apprezzo molto anche i commenti della chat, ma stasera sinceramente ho letto dei commenti: ah, questi qui sono false perché somigliano a E.T. del film. Ma avete mai fatto caso a quanto nella cinematografia abbiano inserito deliberatamente di vero, a cominciare dai film di Steven Spielberg, a cominciare dalle serie televisive tipo Star Trek o Fringe? Cioè, Hollywood è una grande messa in scena, lo sappiamo, ma è anche un laboratorio di PNL, di programmazione neurolinguistica, dove inseriscono messaggi subliminali, dove inseriscono mezze verità per preparare anche l'opinione pubblica a determinate situazioni. Quindi chi ci dice che Rambaldi, avrebbe inventato la figura dell'alieno di E.T., non si sia basato su conoscenze che magari gli hanno passato sotto banco, su disegni che gli hanno dato? Sono ipotesi legittime, quindi non partiamo dal presupposto che sono false perché somigliano a E.T. Cioè, chi afferma una cosa del genere dovrebbe prima leggersi tutti gli esami di laboratorio che sono stati condotti su queste mummie e poi riflettere, perché molte persone purtroppo parlano senza avere conoscenza dei dati. Chiusa parentesi. No, io vorrei proprio fare un richiamo. Nel frattempo, voglio dire che di questo argomento abbiamo parlato anche con Corrado Malanga, lui parla spesso del biondo a sei dita. Proviamo a unire un po' i puntini. Ho fatto tante puntate e poi voglio chiedere a Roberto le assonanze a quanto concerne ciò che accade a chi fa i ritrovamenti, quando si ritrova qualcosa, cosa accade nelle terre del Perù e del Centro America. Lo potremmo anche paragonare a quel che ancora purtroppo accade in Sardegna, a chi ha visto un qualcosa che non doveva vedere, come vengono trovati, come vengono trattati e da chi vengono presi i reperti appena scoperti anche nelle terre in Sardegna, nel nostro paese. E poi un richiamo agli anni Ottanta, perché ne abbiamo parlato anche, vi invito anche a recuperare le puntate che abbiamo fatto con Luca Zampi, ma vi voglio anche dire un po' di film che andrebbero rivisti. Con Luca Zampi abbiamo visto delle assonanze anche per esempio al film Cortocircuito, poi abbiamo parlato magari in altre puntate, abbiamo parlato di Navigator, il fantomatico Ritorno al Futuro con la DeLorean. Quindi gli anni Ottanta hanno fatto un po' scuola, oltre al fatto di E.T., oltre al fatto di... In quegli anni lì si è predisposta la popolazione a... Io sono contro le organizzazioni che vorrebbero un po' il monopolio, di questo possiamo parlare solo noi, anche perché se io fossi dall'altra parte e non volessi che le cose venissero scoperte, volessi confondere le idee, utilizzerei proprio chi pensa di voler avere il monopolio in virtù di non si capisce bene cosa. Dopodiché io dico sempre: rimaniamo con la mentalità aperta affinché un domani potesse essere verificato che è così, simile così, o più o meno o per niente così, e cercando di capire le stesse domande che ci facciamo sempre: insegui i soldi, a chi giova, perché lo fanno e soprattutto che cosa vogliono nascondere, no? Sì, sì, è così. Ma prima di passare la parola a Roberto, volevo parlare un attimo degli Hopi. Gli Hopi sono una tribù molto famosa nel mondo, la tribù del Nuovo Messico, e oltre ad avere nei loro miti e nelle loro tradizioni più ancestrali riferimenti ad altre civiltà, a stelle, a particolari costellazioni che loro conoscevano molto bene, ma gli Hopi in tutte le loro leggende fanno sempre riferimento a un popolo formica
che vivrebbe nelle profondità della terra, un popolo formica, un popolo quindi insetto, un popolo non umano, che è, con cui loro hanno interagito storicamente. Un popolo che spesso esce da sottoterra, che interagisce con le tribù locali, e fra l'altro in California e in Nuovo Messico ci sono centinaia di testimonianze, di avvistamenti di esseri molto strani che a quanto pare vivrebbero nel sottosuolo, ci sarebbero intere città nel sottosuolo. Quindi, al di là delle varie ipotesi, o sono alieni e vengono dallo spazio, o sono razze presenti sulla Terra da millenni, migliaia di anni, e che magari per qualche recondita ragione hanno scelto di vivere nel sottosuolo. Comunque non sono umani, e quello è il punto. Sono alieni nel senso di non umani, non appartenenti al nostro contesto biologico e del DNA. Roberto, a te. Aspetta che sei mutato. Apri solo il microfono. Cioè, io immagino che abbiano copiato i petroglifi, perché erano lì da migliaia di anni, quindi cioè qualcuno sarà andato a vederli. E sono molto simili, però non so, non posso avere certezza. E invece, no, per la tua domanda risponderei con dei fatti di attualità, però solo aggiungere una cosa, no? Che sappiamo che in tutte le tradizioni del pianeta sono presenti i tre livelli, i tre mondi del manifestato, che poi possono diventare quattro con il manifesto, dalla tradizione indù, quelle nordiche, celtiche, e anche in Centro America, e anche, diciamo, nella zona inca, della zona andina, dove c'è Hanampacha, che è il mondo celeste, Caipacha, che è il nostro mondo intermedio, e Ukumpacha, che è l'inframondo, no? Quindi dire poi noi, insomma, le tradizioni non spiegano che poi attraverso l'Axis Mundi un uomo potrebbe anche passare da un mondo all'altro a livello quantomeno eterico. Però al di là di tutti questi discorsi che porterebbero lontano, ci sono teorie anche avanzate, cioè, è tutto una teoria da studiare, da ipotizzare. C'è chi teorizza che potrebbero essere questi esseri dei piccoli sauri, degli indipendenti, che passati da uccelli poi umanoidi abbiano mantenuto delle caratteristiche di uccelli. In effetti hanno moltissime caratteristiche, nell'intervista è spiegato bene, a livello osseo, a livello, abbiamo già detto, l'istologia della pelle, il fatto che hanno le uova, ci sono moltissime testimonianze scientifiche che dimostrano che hanno caratteristiche da uccelli e che sono in comune con alcuni sauri queste caratteristiche. E ricordiamo come c'è in varie tradizioni questa Coalt, che è un serpente piumato, piuttosto che il dio dell'isola di Pasqua, Makemake, potrebbero essere un ricordo di queste caratteristiche. Però, insomma, lascio appunto la suggestione aperta, perché chiaramente sono cose che non possiamo sapere. E no, ti risponderei ora io non so bene, ho raccolto l'idea che in alcune zone c'è come da noi si viene derisi, no? Per chi parla di alieni, anche in altre zone del pianeta, anche in Sud America, magari c'è chi fa un avvistamento e non lo racconta perché per motivi sociali. Credo di aver capito che adesso è un periodo che c'è meno reticenza in questo, però venendo alle ultime notizie per risponderti, c'è stato in data 29 settembre, c'è stato il quinto tentativo di sequestro, sì, delle mummie che sono conservate nell'Università di Ica da parte del Ministero della Cultura del Perù. Poi l'11 ottobre c'è stato il sesto tentativo, anche questo ha fallito, perché questi professori si sono posti in ogni modo rivendicando la loro autonomia di ricerca, e quindi dicendo che hanno tutto il diritto di continuare queste ricerche, e hanno sbarrato la strada a questo sesto tentativo di sequestro.
questo. Quindi per dire quanto sono state fatte addirittura delle denunce. Io chiaramente non mi intendo di leggi peruviane, a sentire alcuni giornalisti locali sono denunce risibili, del tutto risibili, secondo loro, che hanno l'unico scopo di avere un fondamento in più per procedere al sequestro, per ora fallito. E quindi questo dovuto a uomini di passione, di cultura, che si stanno opponendo a questo. Tra l'altro, dichiarazioni loro di chi avrebbero dichiarato già tempo fa, già anni fa, che qualcuno vorrebbe tappar loro la bocca, nel senso che vorrebbe che non procedessero a questi studi, che non si pronunciassero né a favore né contro, proprio non si pronunciassero, non li facessero questi studi. Alcuni giornalisti, ho visto le immagini, chiedevano: ma insomma, dove, cosa volete farne se sequestrate queste immagini? E non ci sono risposte. Quindi ci sono persone che hanno timore, che se vogliono sapere cosa, se dovessero sequestrare, cosa succede. Alcuni hanno timore che vengano, che ne so, diciamo, nascoste in uno sgabuzzino, dimenticate lì, ecco, giusto per far capire, no? E vi è stata poi notizia che vi sarà un secondo, beh, ormai di dominio pubblico da tempo, però, che sarà un secondo intervento al Parlamento del Messico il 7 di novembre, e ulteriori dettagli sono stati in seguito, e poi si susseguono tante perizie legali. La più recentissima della settimana scorsa, c'è quella del dottor Davide Ruiz, professionista di chiara fama, presentato con un curriculum di alto livello, che ha fatto davanti alle telecamere la perizia legale con le medaglie al collo, tre medaglie al collo, per dimostrare la sua capacità, e conferma prima di tutto che le tomografie che lui aveva visto, che ha studiato, che ha analizzato, dicono tutto quanto riassunto sopra, e che corrispondono al corpo che aveva davanti, chiaramente. Quindi cancellava ogni possibilità di invenzione di queste tomografie fatte da qualche spiritoso. E poi che confermava che non esiste nella storia nessun tipo di mummificazione simile, perché la pelle è intonsa, intatta, non è stata tagliata, quindi, e come dicevano tutte le tomografie precedenti, non ci sono tagli, non ci sono cuciture, non ci sono inserti, secondo gli specialisti, e che quindi tutti gli organi sono interni. Quindi non è che sia semplice, quanto dicono, conservare gli organi per migliaia di anni. Infatti nelle altre culture non è stato fatto, è il primo caso che abbiamo, e definisce non iniziato e passante della strada, uno che passa per la strada, chi ha voluto definire quelle uova presenti in questi corpi come pietre. Dice, evidentemente ha voluto essere gentile con questa definizione. E peraltro fa sapere che durante l'indagine sulle uova è stata trovata una struttura vascolare che avvolge le uova, quindi quello che potrebbe essere una sorta di cordone ombelicale dei mammiferi per nutrire il corpo, che uscirebbe senza guscio, cioè crescerebbe completamente dentro al corpo di questi esseri tridattili, e poi verrebbe, diciamo, portato alla luce, già cresciuto, con il guscio diventerebbe una sorta di membrana che lo avvolge una volta uscito. E queste sono particolarità che colpiscono, ma dicono che dal punto di vista scientifico sono molto rilevanti. E dice, appunto, ripete per l'ennesima volta, era stato oggetto da tanti altri specialisti, che non c'è nessuna possibilità che il corpo sia stato costruito, per quanto abbiamo detto, non ci sono tagli, non ci sono colle, non ci sono pezzi di metallo, la struttura è unica, integra, la definiscono come omogenea, compatta, non c'è nessun tipo. Ma tra l'altro lui, oltre a essere perito legale del livello che si è presentato, è anche chirurgo, e assicura che non ci sono a oggi nella nostra civiltà le competenze, le possibilità tecnico-scientifiche per costruire un corpo del genere, nemmeno investendo diversi milioni di dollari per crearne uno solo. Queste sono le sue parole, insomma, mi sembra abbastanza forti, per chiudere col fatto che dice che l'Homo sapiens è più simile a un batterio che a questi esseri. Questa è la sua perizia. Poi la notizia del sabato 14 ottobre, però, è stata data alcuni giorni dopo, che c'è stato sì un sequestro da parte del Ministero, perché avrebbe trovato, mentre stavano per essere spedite, credo, all'estero, due ipotetiche mummie. Non si sa se sono originali, falsi, se sono oggetti di artigianato, perché erano state camuffate da bambole con vestiti locali tipici del Perù, proprio probabilmente per essere spedite all'estero. E quindi quello che si chiedono in loco alcuni giornalisti è: ma adesso che ne sono entrati in possesso le due, finalmente faranno gli esami? Perché sono stati invitati dalle università per anni a aiutare a fare gli esami e non li ha mai fatti.
Però pare, non ho compreso bene, che le prime notizie sia che dicono che sono oggetti di artigianato, quindi il che sarebbe inconcludente, perché comunque non sono le stesse mummie che sono studiate dagli scienziati, quindi non si sa neanche bene cosa sono. Il 17 novembre scorso l'istituto in carica, l'ONG, che ricordiamo che per prima ha iniziato come ricercatori indipendenti lo studio di queste mummie, ha fatto sapere che nel maggio scorso ha potuto visionare nuovi esemplari, però non ha detto di più, quindi la cosa è molto interessante. E lo stesso 17 novembre un deputato messicano insieme al giornalista messicano Jaime Maussan hanno parlato nuovamente sul prossimo incontro del 7 novembre e facendo rimarcare a cosa serve, che mi sembra che se ne parli poco da noi, cioè che questo incontro serve per una proposta di riforma legislativa in Messico al fine che la protezione dello spazio aereo messicano non si potranno più classificare informazioni relative agli UFO con la motivazione di essere di sicurezza nazionale, cioè non potranno, stante questa riforma, se andrà in porto, non potrà più essere nascosta all'opinione pubblica notizie relative a fenomeni UFO, il che porrebbe il Messico quindi la più ampia disclosure mondiale riguardo al tema. Quindi questo è il motivo della riunione. Dicono che ci saranno sorprese enormi, poi ribadiscono che a loro modo di vedere il Ministero del Perù avrebbe fatto analisi sui corpi che non c'entrano nulla con le mummie, ma appunto avrebbe fatto analisi solo, come abbiamo detto prima, sugli oggetti di artigianato, quindi analisi che non hanno niente a che fare, che quindi è ovvio che il risultato dica che sono oggetti di artigianato, perché si sapeva dall'inizio. Per questi oggetti di artigianato uno specialista li riconosce in un minuto, se c'è il dubbio fa la lastra e anche uno specialista lo vede dalla lastra, che sono quelle che fa vedere di fianco, se sì, sono diversi, sì, perché è un oggetto di artigianato. E sono ex voto, insomma, oggetti rituali che accompagnavano probabilmente. Poi ci sono frasi affetto, dicono stiamo cambiando la storia, cambieremo la storia, non è mai facile cambiare la storia, vedremo, queste sono le loro affermazioni. A me quello che un po' ha impressionato è che ho visto l'autorità che ha questo giornalista messicano, Jaime Maussan, che da noi è stato presentato in tutt'altra maniera, l'autorità che ha avuto di fronte ai suoi colleghi messicani, che insomma lo trattano con rispetto, non ho visto, il loro atteggiamento era quello di avere davanti un collega che stimano, ecco, questa è l'impressione, però insomma... Dopodiché... Sì, volevo intervenire proprio su questo, perché in Europa e in Italia in particolare è stato fatto passare per un ciarlatano, neanche per un giornalista, per un imbroglione che si diverte a creare falsi. Cioè, ma le persone parlano senza cognizione di causa, non hanno a volte la minima idea di che cosa parlano e di quali persone parlano, e creano suggestioni, creano idee. Ma la mia considerazione però è un'altra. Allora, tante persone sostengono che queste mummie siano false, senza aver letto gli esami, senza aver avuto accesso ai dati di laboratorio, senza essersi minimamente interessati per anni della questione, soltanto per averle viste in televisione adesso. Ma fossero false, secondo voi, il Ministero della Cultura peruviano avrebbe tentato 6 tentativi successivi consecutivi di sequestro, peraltro andati male per l'opposizione dell'Università di Ica? Se fossero consapevoli che sono false, cosa gliene fregherebbe di sequestrarle per poi farle sparire? Pensateci. Grazie Nicola. Niente, di poche ore fa sono le ultime novità che ho potuto raccogliere. Ho visto un video dove questo giornalista, appunto Jaime Maussan, dichiarava che a giorni andrebbe in Perù per vedere, che dubitava che sarebbe stato fermato, e avrebbe fatto sapere che lui sarebbe pronto a denunce con richieste di risarcimento multimilionarie
perché verso chi dice che sarebbero truffe. Vediamo cosa succede, non ho capito bene se sia una buttata, un'intenzione già. Comunque ha parlato di questo, perché dice se ci sono prove scientifiche, non è che, mi piace ripetere le parole che ho usato, non è che qualche figlio della vicina può dire cose del genere. Immagino che voleva essere educato, perché non è un'espressione che ho mai sentito. Che ho mai sentito. E poi due ore fa però invece ho visto che ha fatto una comunicazione che era appena rientrato in realtà dal Perù, quindi non doveva andare, ma era già rientrato, che ha avuto quindi appena rientrato dal Perù, che stanno studiando il caso, che l'ultima settimana sarebbe stata entusiasmante per lui. Si è collegato il giornalista peruviano Joyce Mantilla, che segue da vicinissimo la vicenda da tanto tempo sul campo. Dicono che le cose che hanno visto sono incredibili, dicono che quello che abbiamo visto finora è solo la punta dell'iceberg, che sono rimasti loro stessi a bocca aperta, che il 7 novembre solo una parte delle novità saranno presentate. E poi una novità di dettaglio che hanno presentato era il fatto che sono venuti a sapere che questi ex voto, questi oggetti di artigianato analizzati, non proverebbero dallo stesso sito delle mummie, come si è sempre pensato fino ad oggi, che sarebbero del tutto estranei. Quindi si sono lanciati a ipotizzare, hanno parlato chiaramente di un'ipotesi di qualcuno che abbia creato una campagna, a loro dubbio, a loro idea, che abbia creato una campagna di disinformazione scientemente organizzata tramite blog, video e quant'altro, e si domandavano dove arrivasse. Insomma, stanno cercando di capire da dove inizia questa campagna di informazione, secondo loro da blog locali, non noti a livello internazionale, che poi invece verrebbero rilanciate a livello internazionale. La sensazione, così, da quello che dicono, che le notizie che si susseguono, è che siamo di fronte a qualcosa che non si può più fermare. Insomma, da una parte e dall'altra, e in breve tempo non ci potrà più avere due idee, cioè la verità dovrà essere conclamata, insomma, perché pare che le notizie sono sempre più importanti. E non so, a me sembra che se il primo tempo della partita i ricercatori indipendenti l'hanno giocato col catenaccio in difesa e qualche sparuto contropiede, adesso stanno facendo già il gioco bonito e stanno pressando in aria e finirà in goleada. Ecco, per fare un paragone calcistico, la mia impressione è questa, però insomma vedremo. Credo che siamo di fronte a grosse novità. Prima di dare la parola a Nicola, la mia riflessione è questa. Dovessimo mai trovarci di fronte ad un qualcosa di eclatante, di sicuro ogni continente ne custodisce qualcuno di simile, seppur ancora più eclatante. La vera domanda è: questa situazione è globale, così come tante altre cose sembrano poi mettere d'accordo un po' tutti, perché poi vedo che molti giocano al gioco della guerra, ma in fin dei conti non si fanno mai davvero male. Anche solo dal punto di vista informativo, qualcuno si minaccia: guardate che diciamo la verità su quella guerra, guardate che facciamo venire fuori delle notizie poco simpatiche. Ma in fondo una sorta di patto globale va a mettere d'accordo tutti in tutti i continenti. E questa cosa è molto strana, la vediamo per le tematiche come l'Antartide, adesso con il Green ha messo tutti d'accordo, la storia dell'umanità stessa, l'esistenza o meno di esseri estranei a questo sistema nel presente o nell'antichità, tutto ciò che sono le falsità di chi trasmette in video missioni sulla Luna o su Marte o giù di lì. Su questo sono sempre tutti d'accordo. Allora la vera notizia è: perché di tanto in tanto qualcuno fa uscire qualcosa? È vero che c'è chi ci ha fatto un tesoro, no? Molti parlano di Stone Age, molti sicuramente non potranno negare quel che le piramidi sono per l'Egitto, e il sapere che le piramidi, come abbiamo raccontato in puntate, sono in giro in tutto il mondo, che per alcune cose è molto più interessante il museo egizio di Torino che non quello del Cairo stesso,
detto proprio dagli egiziani, non da, da me che potrei essere campanilista in questo caso. La Sardegna potrebbe campare di questo a, a vita e non solo del turismo per il mare, ma evidentemente c'è una volontà nel non farlo. E allora chiedo, come mai su questo in realtà ci sono tutte queste reticenze e chi in qualche modo decide di far passare? Cioè sembra esserci qualcosa di ben più grosso che non lo farebbe venire fuori, per quello che sono anche un po' scettico su quello che diranno o in tutti coloro che dicono adesso lo stanno per dire, adesso lo stanno per dire. Fosse vero non lo direbbero probabilmente, cioè nel senso non glielo farebbero dire. Questa magari no, mio... Adesso ci siamo, non possono più, gli argini sono aperti, non possono più nascondere. C'è una volontà ormai talmente preponderante per arrivare a una disclosure effettiva sulla questione aliena e ormai sono state spalancate le porte. Stanno cedendo certi veti, secondo me per un motivo, perché tante voci sostengono che nel 2024 debba succedere qualcosa. Ora, senza stare a scendere in particolari, non so neanche io che cosa potrebbe succedere, ma molti parlano di manifestazioni di realtà non terrestri. Si faranno vedere, insomma, molti dicono. Addirittura certi mi segnalano che molte compagnie assicurative, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dal mese scorso hanno inserito delle clausole nelle polizze in maniera molto curiosa, danni in seguito a invasione aliena, danni in seguito a intervento di esseri biologici non terrestri, cioè proprio inseriti nelle polizze. E guardate, le assicurazioni sono molto serie. Una compagnia di assicurazioni è una potenza, soprattutto negli Stati Uniti. Si guardano bene da ironizzare su certe questioni che inseriscono nelle loro polizze. Quindi si sta, secondo me, preparando qualche cosa di grosso, un qualche cosa che potrebbe essere un evento epocale per la storia dell'umanità. Perché, parliamoci chiaro, certe realtà ci sono sempre state, ma sono state oggetto del più grande cover-up della storia recente. Hanno voluto deliberatamente ridicolizzare certi temi agli occhi dell'opinione pubblica per nasconderli. Quale migliore barriera dell'ironia? Hanno fatto sì che attorno al discorso alieno scattasse l'ironia. Cioè, questa è follia. Cioè, andate a ironizzare su qualcos'altro, perdete pazienza, perché dovete ironizzare su una questione aliena, che poi è una questione anche logica, matematica. Cioè, per quale motivo la Terra dovrebbe essere l'unico pianeta abitato su miliardi di pianeti potenzialmente abitabili? Solo quelli potenzialmente abitabili sono miliardi nella nostra galassia. Cioè, ancora c'è chi pensa che qui siamo soli nell'universo? Ora, a parte queste questioni filosofiche, esistenziali, ma c'è stato chiaramente un cover-up impressionante. Hanno deliberatamente minacciato testimoni, lo sappiamo. La questione dei Men in Black è più che vera, non sono quelli del film, sono quelli veri, sono agenti di organizzazioni segrete che vanno puntualmente a intimorire, minacciare testimoni di avvistamenti, anche a far sparire testimoni di certe situazioni con cui persone si sono trovate a interagire con certe creature. I governi interagiscono in maniera diretta, hanno degli accordi. Ci sono accordi, gli Stati Uniti per esempio già dal 47, già dal tempo di Eisenhower hanno intavolato degli accordi con delle razze aliene in cambio di retroingegneria, in cambio di pillole di tecnologia. Il problema è che in cambio gli hanno dato concessioni di basi militari sia in terra che sotterranee, che addirittura subacquee. Ma vi siete mai presi la briga di andare a vedere che cosa c'è al largo della costa della California? Non ve lo devo dire io, ma
c'è un complesso mostruoso che poco ha di umano sott'acqua, c'è una base che fa paura solo a guardarla da Google Earth. Cioè, ci sono delle strutture che neanche potete immaginare, e ci sono delle basi con equipaggio misto, con personale misto ormai. C'è una flotta spaziale segreta, già dai tempi di Ronald Reagan. La NASA è una montatura colossale per farvi credere che ancora debbano fare le missioni di qua, le missioni di là. Hanno fatto vedere solo falsi perché non possono mostrare la vera realtà, perché fa parte del cover-up tutto questo nascondere chiaramente. Io mi auguro quindi che quello che stanno facendo in Messico e in Perù faccia parte di una vera operazione di disclosure e che porti veramente alla luce una certa realtà, perché c'è veramente bisogno di chiarezza sulla questione. C'è bisogno di capire. C'è bisogno che le persone, sarà uno shock, sinceramente non me ne frega niente. Io tutta la vita che mi occupo di certi temi, e sinceramente a me non me ne frega niente del trauma psicologico che milioni di persone potrebbero avere da una questione come la disclosure aliena. Belli sta, cioè sorbitevi pure il trauma psicologico, perché non vi siete documentati prima, perché ve ne siete fregati o perché avete ironizzato sulla questione. Poi, liberissimi di pensarla come volete, ma questo è il mio punto di vista. Roberto, torniamo da te, se ti riapri il microfono. Ok, il shock alla fine negli ultimi anni, da sempre, però negli ultimi anni vediamo che è nato, insomma, una differenziazione tra chi ha gli occhi più aperti e meno, e quello vabbè. Volevo dire, chiaramente, come si sa, nell'area fino al Cile, come dicevamo, gli avvistamenti sono molti, no? Ma io, appunto, mi è piaciuto più parlare come appassionato e studioso di archeologia, di storia dell'arte, di vicende di questi esseri tramandati alle nostre tradizioni. Però volevo anche dire una cosa, io ho qua due libri di Jacques Vallée, non è che non ho letto, la sua teoria è interessantissima, però secondo me niente nega che entrambe le versioni, cioè l'ipotesi metafisica e quella reale, anzi, cioè la cosa più logica che siano entrambe. Quando sento contrapporre le due rimango io, sinceramente, punto di vista mio, un po' perplesso, perché dico, ma non è che una... Jacques Vallée parla di un'ipotesi metafisica degli UFO, degli alieni, e neghi l'altra, cioè alieno, come diceva prima Gianluca. No, ma il problema per le persone, per la persona della strada, diciamo, come diceva Maus, è o tutto è bianco o tutto è nero, cioè non colgono le sfumature, non colgono che possano esserci entrambe le questioni. Io, per esempio, non sostengo la questione metafisica, io sostengo la questione materiale degli alieni, ma non escludo a priori la questione metafisica, apro lo spiraglio della possibilità che ci sia anche quella, anche se io sono un sostenitore convinto, anche per esperienze personali, della questione materiale, fisica, reale degli alieni, dell'interazione con altre civiltà. Ho avuto esperienze al riguardo. Sì, è capitato anche a me. Poi non sono un ufologo, però a me è capitato anche con molta altra gente di vedere cose inspiegabili. Eppure, no, riguardo a stare aperti a più punti di vista, io ho visto l'interessante puntata col professor Malanga, e secondo me, io non sono certo io quello in grado di interpretare quello che ha detto, però mi sembra che molte cose che ha detto rispetto ai dati tecnologici di cui ho parlato prima, la presenza di inserti di osmio, ipotetiche ibridizzazioni, da come la vedo io, mi sembra che i punti di vista non siano così lontani, però non lo so, ecco... Staremmo a vedere. Poi, mi farebbe piacere anche poter chiacchierarne col professore. Ecco, no, rispetto ad un'altra cosa che diceva spesso, ma comunque una telefonata poi gliela farò ma sono sicuro che l'avrà già vista la puntata, non escludo che sia fra le oltre 2600 persone collegate ora, se fosse sì. L'avrebbe guardata volentieri, ecco. Lui è proprio appassionato in prima linea, in prima persona, oltre che divulgatore, di solito non perde mai questo tipo di contenuti. Però ecco,
cerchiamo di capire, sicuramente le prossime settimane saranno fondamentali e abbiamo comunque inaugurato una strada. Poi spero che ci seguiate, perché anche solo sul blog seguiranno degli articoli e degli approfondimenti, facciamofintache.com, lo stesso Nicola ci aiuta moltissimo in prima persona o nella sua squadra di edizioni Aurora Boreale, spesso ci mandano degli articoli, spero che anche Roberto possa entrare in squadra. Metteremo approfondimenti, insomma cercheremo di capire, e sono sicuro che anche per gli addetti ai lavori non passerà inosservata questa puntata, e spero vorranno prendere spunto per citare questa puntata e darne una nuova lettura, per arrivare a un'altra conclusione, per aggiungere delle cose, per fare comunque dei ragionamenti, perché quello sarebbe veramente un lavoro un po' di squadra se qualcuno volesse approfondire, anche perché siamo in qualche modo in viaggio, no? Non abbiamo tutte le risposte, e a me fanno sorridere la ridicolaggine con cui il fact checker pensa di sapere tutto e di tutto, in realtà non sa neanche dove sta di casa, per lo più sono dei disadattati, no? Però vanno alle trasmissioni dicendo fatemi qualunque domanda perché noi sappiamo tutto di tutto. Si commenta da sé, come può uno guarda, Gianluca, dire tutto di tutto su tutti? L'esempio della cialtroneria dei fact checker, che poi dietro Wikipedia ci sono fact checker chiaramente, perché montano gli articoli, cancellano i contenuti che non ritengono idonei, ma il caso che ho citato in apertura del famoso Star Child, questo cranio che è stato rinvenuto nel 1930 in Messico in una miniera e che apparterebbe a un ibrido. Allora, questo cranio, secondo i libri che io ho letto di Lloyd Pye, questo ricercatore americano, il cranio è stato sottoposto a rigorosi esami per oltre 20 anni, esami di laboratorio, esami del DNA, presenta un DNA misto, umano con qualcos'altro. Ha una conformazione cranica completamente diversa da quella umana, e non è un cranio deforme, è un cranio di un essere palesemente ibrido, perché c'è una parte del DNA che non corrisponde con il nostro. E nonostante questo, su Wikipedia trovate scritto che hanno tentato di dire che si tratta di un cranio alieno, ma in realtà era il cranio appartenuto a un bambino deforme. Cioè, questa è la cialtroneria dei fact checkers, non dico altro. Se posso aggiungere una cosa, prima, mentre Nicola parlava delle tradizioni native americane che parlano anche di città sotterranee, anche in questo caso si è parlato, però non si sa qual è il sito dove sono stati trovati questi ritrovamenti, e nell'intervista il biologo spiega anche una possibile interpretazione di questo, come anche ipotesi di preservazione del sito da occhi indiscreti, adesso non lo so, era un'ipotesi sua, penso. Però al di là di questo si è parlato anche di una cittadella anni fa, della presenza di una cittadella che poi non si è mai verificato se sia reale o meno, però più persone hanno parlato di un'ipotesi di una presenza di una cittadella, cioè dicono di averla vista, insomma, e quindi le cose tornano. Mi aveva anche colpito come in uno degli ultimi interventi dal Messico stavano dicendo niente tornerà più come prima, dal 7 tutto cambierà. Da quello che ho capito, siccome nell'ultima settimana hanno detto che ci sono state novità che hanno loro stessi, che ci lavorano da 6 anni per loro stessi, hanno capito che questa è la punta di un iceberg, credo che ci saranno anche, continuerà nel tempo, perché dice che non potranno mostrare tutto, insomma. Vedremo. Io di certo credo che ci saranno ulteriori prove scientifiche, ad esempio erano state fatte ipotesi di ricostruzione inverosimili con teschi di animali lavorati che non hanno arte né parte, diciamo, sono state ampiamente dimostrate scientificamente che non esistono, ma credo che ci sono ulteriori prove di ulteriori approfondimenti di DNA presi in vari punti del corpo che dimostrano che quegli esseri, ancora una volta, oltre all'unità della pelle, oltre a tutte le altre prove, ancora una volta. Questo penso che sia
possa essere uno dei piccoli dettagli, ma sicuramente avranno molte, molte sorprese, ecco. Vedremo, il 7 deve essere interessante, insomma, vedere cosa. Quindi prepariamoci per il 7 novembre, potrebbe essere una data storica. Di sicuro saremmo pronti con approfondimenti di dirette ed eventualmente maratone. Per gli appassionati delle maratone, sapete che sul canale Gianluca Lamberti sull'attualità ho deciso di andare un po' a stuzzicare Mentana, quindi le facciamo anche noi le maratone, ma vedo il mondo televisivo parecchio in difficoltà, pensate che hanno scomodato il CICAP e vedere la RAI arrabattarsi con spot che rievocano Piero Angela al CICAP perché loro hanno la scienza, diffidate da internet, da YouTube, potevano anche taggarci già che c'erano, però dopo tutte le brutte figure che il CICAP ha fatto proprio anche con persone come Roll, ancora giocano quella carta, vanno nel passato per dire ricordatevi che noi vi abbiamo insegnato a leggere e scrivere, lasciate perdere i canali YouTube. Ma quale credibilità possano avere certi soggetti? Cioè, ancora ci provano. Cioè. Però evidentemente gli diamo parecchio fastidio, se non dedicherebbero tutto quello spazio per dire di non andare su YouTube a cercarsi le notizie. Evidentemente l'informazione, l'attualità, ma anche la storia cominciano a dare molto fastidio. Ragion per cui su Gianluca Lamberti, canale a cui vi invito a mettere anche un'iscrizione, un like, siamo fermi fino a martedì, ma per noi è un premio all'onore perché veniamo puniti. Ragion per cui anche facciamo finta che è molto censurato, quindi se vi va aiutateci con i like, i commenti, le interazioni e magari iscrivendovi e facendo iscrivere gli amici che sapete essere interessate a queste dinamiche. Vedo anche in chat, vediamo un pochettino, se vi va direi che ci sono tantissime domande, per lo più io di solito lascio parlare i nostri relatori o Nicola che è padrone di casa, perché spesso molte domande poi viene comunque data risposta, però chiedono se c'è qualche scienziato italiano, qualcuno, un rappresentanza, cioè se l'Italia si sta interessando a queste cose. Magari me la leggo un po' e poi così decidete voi a quale possono a quale volete posso, fare un giro. Posso dire, sì. Posso dire che so che c'è un ricercatore italiano, però a livello ufficiale non sul posto, con quale ho messo in contatto, però non a livello ufficiale, cioè a livello istituzionale, che io sappia, no. Bene, poi vediamo un pochettino. È strano anche vedere poi come molti si arrabbino, no? Quando si trattano queste tematiche, partono un po' le tifoserie, questo è indicativo dal punto di vista psicologico. Evidentemente è un qualcosa che scatta, che non è che uno può controllare, parte o il tifo incondizionato o l'odio in chi scrive magari in maiuscolo, proprio perché evidentemente tocca una corda che... Comunque è un argomento a parer mio che va trattato come gli altri, né più né meno, nulla di eclatante, nelle varie playlist ha tutta la stessa importanza ed è giusto farsi domande, perché su questo ci tengo. Ci parlano delle analisi al carbonio 14, ecco, spesso sul citare le analisi c'è chi dice, ma allora ci fidiamo o non ci fidiamo di chi fa le analisi? Perché allora, no, io avendo fatto archeologia vi posso dire che il carbonio 14 è attendibile, poi ci sono anche altri sistemi di datazione, ma l'analisi del carbonio 14 è basata su un dato scientifico oggettivo, sul decadimento dell'isotopo del carbonio, ma può avere un'oscillazione e più si va indietro nel tempo più questo margine di errore si può ampliare, ma per un reperto che organico che viene analizzato, che ha circa 1000 anni, vi assicuro che il margine di errore è 50 anni più, 50 anni meno, ma l'attendibilità c'è. È un dato oggettivo, non è una cosa stregonesca o campata in aria. Il carbonio 14 è attendibile. Chiaramente per reperti di 10.000 anni fa può
sballare, può oscillare. Lì ci sono altri sistemi di datazione, ma per reperti organici di 1000-2000 anni è attendibilissimo. Sei muto Gianluca. Se non sbaglio davano circa 80 anni di finestra su questa distanza temporale che hanno rilevato. Sì, siamo sui oltre mille anni. Io posso fare un esempio sugli esami del DNA. Sono stati fatti da 3 laboratori di primissimo piano a livello internazionale, uno canadese che lavora con americani che fanno analisi su reperti recuperati in mezzo al mare o nello spazio, per dire, e da laboratori russi dei laboratori dell'Università di San Pietroburgo e da un laboratorio messicano di primo piano, credo usato dagli stessi enti governativi, se ho capito bene, comunque di primo piano, e spiegavano che se ricevono dei campioni non utilizzabili, non li utilizzano, lo dichiarano e basta, e invece sono arrivati tutti quanti a conclusioni molto simili sul DNA. Cioè, sono stati prelevati DNA su vari campioni, sono stati prelevati da varie parti del corpo e i risultati sono tutti similari. Poi sono pubblicati sull'Istituto della Salute degli Stati Uniti, sono stati confrontati con un'infinità di tutti i tipi di DNA che esistono nel catalogo degli Stati Uniti, che poi non è solo Stati Uniti ma internazionale, e sono consultabili online da chiunque li sa leggere, ovviamente, cioè non è per non addetti ai lavori, e per esempio in quel caso lì sono insomma, direi incontestabili al momento. E le tomografie sono state viste da tantissimi esperti, cioè non collegati fra di loro, cioè gruppi di studio internazionali sono di 4 continenti, cioè al momento, tra l'altro una notizia, perché poi ce n'erano molte, e quando io ho chiesto al biologo Rios qual è di tutte queste notizie novità la più importante per lui, io mi aspettavo una risposta, non so, abbiamo trovato che le ossa ci sono delle ossa di un determinato tipo, una risposta scientifica tecnica precisa, dettagliata. Mi ha risposto: la notizia più importante è che adesso finalmente, dopo 6 anni che lo chiediamo, c'è un interesse internazionale scientifico enorme, tutti stanno arrivando, tutti si stanno aprendo e finalmente succede quello che chiediamo da 6 anni. Non vogliamo essere solo noi a dire una parola. Noi, io ho visto una passione negli occhi di questo uomo, io l'ho vista, poi ognuno avrà le sue conclusioni, che dice: ma la ricerca, gli ho anche chiesto dei consigli per dei giovani che vogliono essere appassionati di ricerca, dice: non credete a quello che vi dicono, indagate voi fino in fondo. E lui dice questo: la cosa più importante è che si stanno aprendo. Ora tanti gruppi vengono e pare, credo di aver capito, che già sono state fatte analisi da tanti altri istituzioni, università o gruppi indipendenti. Per esempio, un'altra notizia è che proprio pochi giorni fa sono state mostrate delle immagini di un altro esemplare analizzato, di cui non era stata data notizia, in Perù, ma da un'altra università, da un istituto tecnico di Lima, insieme a un altro gruppo di ricercatori indipendenti. E mi sembra importante, cioè c'è più punti di vista. Mettendo insieme tutti questi punti di vista, io da non addetto ai lavori, da architetto, appassionato di archeologia e di storia dell'arte, dico: mi sembra che più gruppi ci sono, più punti di vista indipendenti ci sono, più possiamo andare verso la certezza che questi dati sono. Allora, volevo, ho visto dei commenti in chat e a un certo punto bisogna fare una precisazione. Allora, molti dicono, equiparano l'esame del carbonio 14 alla scienza che afferma che le piramidi di Giza siano del 2500 avanti Cristo, non del 10.000. Allora, un conto è un esame del carbonio 14 sul reperto organico. Un conto sono le congetture degli archeologi e degli egittologi che hanno deciso a tavolino, sulla base delle loro congetture, che quella piramide deve essere stata costruita dal faraone Khufu, vale a dire Cheope. Quando poi in realtà esistono anche dati che hanno nascosto, che si guardano bene dal tirar fuori, che dimostrano che la piramide è precedente. Ma non potete paragonare un esame del carbonio 14 alle congetture di un sistema
che impone una datazione diversa per una piramide. Sono due cose diverse. La fanno passare entrambi per scienza, ma sono due diverse interpretazioni della scienza. Purtroppo l'archeologia, tranne quando fa gli esami al carbonio 14, tranne, è l'unica disciplina con pretesa di scientificità che non opera con metodo scientifico. Lo facesse di più. Bene, direi giro di conclusioni e saluti finali. Roberto, partiamo da te e poi concludiamo con Nicola. Ma io dico di stare centrati, studiare, stare centrati ognuno col metodo che crede, per esempio può essere la meditazione, qualunque cosa, ma star centrati, studiare, non ascoltare chi dà sensazioni di timore, di paura, cercare di star sereni e aperti a quello che succede, ascoltare il proprio cuore, la propria mente. L'importante è la passione che sta mettendo questi uomini, il coraggio che hanno avuto nel cercare la verità. Poi vedremo cosa succede. Io sono aperto a ogni rivelazione, vedremo, poi ognuno stabilirà a cosa credere. Però la contrapposizione a prioristica, ma quello a me piace poco, nel senso che poi abbiamo visto che, dati alla mano, per ora tutto quello che stanno dicendo converge nel pensare che questi esseri tridati di Nazca sono stati mummificati mille anni fa. Vedremo perché, come, dove, quando la scienza saprà darci più spiegazioni. Un ringraziamento per avermi invitato e a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie ancora. Nicola, e fra l'altro Roberto, tieniti pronto perché in caso di aggiornamenti sarai il nostro portavoce in Centro America e non solo. Senz'altro, presente. Allora, io ringrazio Roberto, sono stato molto contento di averlo con noi stasera. È stata secondo me una bella trasmissione, con molti spunti di riflessione, e se ha dato noi a qualcuno se ne facciano una ragione, perché di questi temi si deve parlare. Il nostro scopo è fare divulgazione, poi ognuno può rimanere delle proprie idee, ognuno è libero di pensarla come vuole, ma ognuno deve essere anche aperto, dovrebbe essere aperto anche a cambiare le proprie opinioni in relazione alle novità, agli sviluppi della ricerca, ai dati, analizzate i dati. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo a Torino. Questo fine settimana. Quindi per chi ci segue in diretta, ultimissimi giorni, praticamente sold out, ma se qualcuno venire provi a scrivere, vi aspetto il 28 a teatro con una grande festa che farà discutere molto. Facciamo finta che c'è il numero, vedete, nella locandina c'è sempre il numero. Alle volte noi pubblichiamo la locandina, mi dicono qual è il numero, c'è sempre nella locandina ed è sempre quello. Il 29, il tour della Torino Magico Alchemica, è una novità assoluta che proporrò nella mia città. Il numero per prenotare è sempre quello, ancora una decina di posti sono disponibili. 18 novembre a Bologna con Susie Bledi, con Victor Nunzi, con Matteo Giorgioni. Insomma, ne vedremo delle belle e stiamo lavorando ancora alla lista delle sorprese. 2 dicembre con Andrea Tosato, Savio, vedremo poi, come al solito saranno sempre con noi Marco Enrico De Graia, Nicola Bizzi, sempre invitato, ci confermerà la sua presenza. Il 9 dicembre abbiamo inaugurato il secondo giro alla Sacra di San Michele, quindi ne faremo 2 come l'altra volta, uno già sold out, abbiamo aperto il secondo visto anche il successo di pubblico. Se vi va e avete intenzione, anche lì prenotate al numero che è sempre quello. Nicola. Sì, ci tengo anche ad annunciare l'uscita di un libro molto interessante. È un saggio di Simone Barcelli, che è un ricercatore straordinario, veramente bravo, che si intitola Le finanze occulte del Führer. È un saggio storico molto ben documentato che ho pubblicato questa settimana, che è già disponibile sul sito dell'edizione Aurora Boreale e che ricostruisce tutti i finanziamenti internazionali che ha avuto la Germania nazista già a partire dalla prima guerra mondiale.
che ha avuto la Germania fino dalla prima guerra mondiale per la ricostruzione, per la riformazione dell'esercito, fino ad arrivare poi al periodo del cancellierato di Hitler e del nazismo. Un saggio che veramente fa luce su tante questioni risolte, sul coinvolgimento di tanti personaggi, dai Rothschild ai Rockefeller, fino allo stesso Roosevelt, che molti esaltano come... Roosevelt è stato sostanzialmente un criminale di guerra, ma molti ancora lo esaltano come modello di libertà e di democrazia. Quindi Le finanze occulte del Führer di Simone Barcelli, edizione Aurora Boreale. Grazie Nicola. Grazie Mesbet in regia, tutti quanti gli amici su Telegram, Twitter, che adesso si chiama X, Twitch, YouTube, Facebook, su doppio canale Gianluca Lamberti TV e Facciamo Finta Che. Grazie a tutti per essere stati dei nostri, commentate, lasciate un'interazione, ondata di home, condividete questo video e questo canale con le persone che sapete essere interessate. Promo, sigla, appuntamento, a domani, sempre qui, stessa ora, stesso canale. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo Finta Che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo Finta Che è presente su ogni social. A te basterà seguirci. Esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamola anche noi la storia, facciamola in prima persona, possiamo veramente cambiare.